Fare i conti con l'ambiente, workshop F, siamo con Daniela Luise, che è la direttrice del coordinamento Agenda 21, di cui abbiamo ampiamente discusso in questa giornata. Ecco, vogliamo così definire i contorni dell'attività di questo ente? Sì, è un'associazione di circa 500 enti locali in Italia, quindi comuni, province, regioni, al di là dei cambiamenti organizzativi che stanno avvenendo in Italia in questo momento, e anche enti parco, per capire, associazioni di comuni che si mettono insieme per lavorare sulle tematiche ambientali, a partire da quello che è il documento Agenda 21 approvato ancora nella conferenza ONU di Rio de Janeiro, che faceva un po' il focus sulla necessità di coinvolgere la cittadinanza in percorsi di partecipazione proprio per ottenere dei buoni risultati anche da un punto di vista ambientale. Oggi, a distanza di una quindicina d'anni, sappiamo che quegli obiettivi, cioè, avevano visto molto bene chi, appunto, chi ha partecipato a quella conferenza e ha dato questo input un po' a tutto il mondo, perché sappiamo che ottenere dei buoni risultati con le politiche ambientali necessita proprio del coinvolgimento delle persone, delle organizzazioni, ma soprattutto delle persone. È dimostrato, poi viene chiesto anche a gran voce dalle persone, certo. Quindi resta un ruolo importante quello degli enti pubblici di mettersi insieme per promuovere politiche ambientali con il coinvolgimento della cittadinanza, ma anche degli altri stakeholder, quindi le associazioni di categoria piuttosto che le varie associazioni. Ecco, parlando proprio di coinvolgimento, no, e di condivisione, il progetto HEA21 rientra proprio in questa, sì, in questa visione, no? Vogliamo parlare un po' di questo progetto, insomma, sì, presentarlo, dare qualche spunto. Ecco, HEA21 è un LIFE, è un progetto che quest'anno, a fine anno, avrà la sua conclusione, che vede coinvolte sì, il coordinamento Agenda 21 come partner, ma anche e soprattutto due città italiane che stanno sperimentando un nuovo modo di gestione degli impianti di gestione rifiuti, che sono ovviamente gli inceneritori e le discariche, che creano sempre grossi problemi appunto alle città complessivamente, ma che in qualche modo devono garantire appunto anche la destinazione finale dei rifiuti, quindi da un lato gestire una buona raccolta differenziata, la gestione degli impianti condivisa con la cittadinanza. Il fulcro del progetto poi è fare l'analisi di impatto ambientale e di impatto sanitario di questi impianti, però condivisa con la cittadinanza. Ovviamente c'è una parte di analisi scientifica che va fatta quindi dalle ARPA, ad esempio, piuttosto che da altri istituti scientifici. E il fulcro del progetto è proprio questo. Grazie. Grazie a voi.